Tempo di dare le formazioni delle due squadre, partendo da quella del Brescia. Eccola in grafica, un numero 1 Chiara Marchitelli con il 13 Gama, con il 3 Tatta, con il 5 Linari. Questa è la linea difensiva a centrocampo col 6 Rosucci, col 16 Eusebio, la nuova arrivata a Riviera di Romagna, col 7 Cernoia che è il nuovo capitano, e con l'11 Bonansea a completare la linea di centrocampo. In attacco col 10 Girelli, con il 9 Sabatino e con il numero 27 Stefania Tarenzi. Lo schieramento tattico è il 3-4-1-2, come abbiamo detto, Gama, Dadda, Linari in difesa, Cernoia e Bonanzia sulle fasce, Rosucci e Eusebio in mezzo, Girelli a supporto di Sabatino e Tarenzi. Risponde il Verona di Renato Longega con Stefani Orstrom in porta, difesa a 4 con Ledri, Di Griscio, Squizzato e Salvai, a centrocampo Carissimi, Ramera e Sandy Mendli, e in attacco Tatiana Bonetti, Melania Gabbiadini e Valeria Pirone. Lo schieramento tattico è il 4-3-1-2 che vediamo in grafica, eccola qui, grazie alla regia coordinata da Paolo Tito. Orstrom in porta, Ledri, Di Griscio, Squizzato, Salvai, Ramera, Carissimi e Mendli, importantissimo il ritorno della Svizzera dopo un gravissimo infortunio patito per quasi tutta la scorsa stagione, e poi Bonetti, Gabbiadini e Pirone. E allora agli ordini della signora Carmen Gaudieri della sezione di Battivaglia, assistita da Caterina Sugamiele e Nida Ader della sezione di Cesena, eccole Verona e Brescia che entrano in campo per dare il via a questa stagione di calcio femminile che, Artemio, come ci uniamo naturalmente all'augurio del presidente Mambelli, sia quella del rilancio definitivo di questo movimento che ne ha davvero tanto bisogno. Beh, sicuramente non se n'è mai parlato tanto di calcio femminile come in questo periodo, il presidente Tavecchio lo ha ribadito anche in questi giorni, infatti gli danno estremamente ragione. In questa estate molte squadre maschili hanno iniziato un percorso verso il calcio femminile. E su tutte la Fiorentina che ha acquisito la CF Firenze, è stata seguita poi come esempio dal presidente Lotito sia con la Lazio che con la Salernitana, e tantissime squadre tra cui il Verona che vediamo in campo oggi hanno una forma di collaborazione con le squadre maschili. Sono davvero tante, aumentano, altre hanno creato per via del regolamento il settore giovanile under 12, quindi diciamo che il percorso è stato intrapreso, la strada è lunga ma la strada è giusta. Naturalmente c'è bisogno della collaborazione fattiva da parte di tutte le componenti del nostro calcio, però insomma diciamo che un percorso è stato tracciato e speriamo naturalmente che possa essere intrapreso e continuato in un'ottica di assoluto sviluppo. Larsen, l'attaccante, il centravanti del Verona, ha avuto un problemino in settimana, ha dovuto svolgere allenamento differenziato praticamente per tutta la settimana, quindi Longega non la rischia anche in ottica Champions League. Dall'altra parte praticamente la formazione titolare per il Brescia, l'unica, intanto comincia la gara, il primo pallone è del Verona. Per quanto riguarda il Brescia invece dicevamo c'è il Borghetti in panchina che è una titolare a tutti gli effetti, Artemio, però diciamo invece di un 3-5-2 che spesse volte ha fatto vedere Bertolini la scorsa stagione, questa volta ha optato per una squadra più a trazione anteriore con le tre attaccanti titolarissime tutte e tre insieme in campo. Probabilmente tenderà a sorprendere la difesa veronese, l'anno scorso forse è stato l'unico tallone d'Achille della squadra campione d'Italia, e quindi magari con la classe delle sue tre attaccanti spera di creare varchi importanti che portino poi al gol delle Leonesse. Parte Cernoia dalla bandierina, il colpo di testa, palo, incredibile, fuori gioco, non vale il gol di Linari. Adesso rivedremo perché c'è stata una carambola incredibile con Ockström che ha guardato la palla infrangersi sul palo e rimbalzare sulla linea. Inquadrata Linari che ha messo in porta ma era con tutta probabilità in posizione di offside. Rivediamo, questa non è l'angolazione più adatta, sì effettivamente era in fuorigioco Linari perché si trovava nettamente al di là della linea difensiva, sul colpo di testa sembrava di Gama. Attenzione a Bonetti che parte in contropiede, non c'è fuorigioco su Gabbiadini, attenzione Gabbiadini si vola, entra in area Gabbiadini, viene sporcata la conclusione da parte di Linari, ancora un intervento di grandissimo livello da parte di Linari e c'è calcio d'angolo, il primo per il Verona. Intuizione di Bonetti e scatto di Gabbiadini, c'era anche al centro, credo che la palla l'abbia voluta mettere lì, c'era Pirone libera, c'è stata la deviazione per il calcio d'angolo. Ancora Salvai, appoggia all'indietro per Ramera che ha un po' di spazio, il passaggio in profondità, il velo da parte di Bonetti, gioca bene il Verona in questa occasione, cerca il cross Sandy Mendli, arriva con il destro Bonetti, salta male Gabbiadini, incredibile il miracolo da parte di Marchitelli, si dispera Melania Gabbiadini, troppo centrale, è andata troppo a botta sicura, occasionissima al 9 minuto e 30. Secondo me nella sua testa come nella nostra la palla era già dentro.
era già gol, rivediamo qui, sbaglia Dadda, incredibile, poi Gabbiadini a 5 metri dalla porta, ha tirato addosso a Marchitelli che è stata brava a coprire più specchio possibile, il calcio d'angolo di Manley, colpo di testa da parte di Ramera, arrivano le mani di Marchitelli, appoggia a sinistra su Tarenzi, c'è l'anticipo netto da parte di Ledri, carissimi, sbaglia lo stop, anticipa da Bonansea, poi ancora Ledri, arriva Pirone, gol di testa, bravissima Pirone per Gabbiadini che adesso è da sola, Gabbiadini entra in area, Gabbiadini contro Marchitelli, Gabbiadini, ancora Marchitelli, che assist di testa di Valeria Pirone, e ancora una volta bellissimo duello tra Melania Gabbiadini e Marchitelli, ancora una volta Marchitelli si salva, poteva, in angolo, poteva fare due passi in più Gabbiadini in questa occasione, appena entrata in area ha cercato il tiro, qui Marchitelli ha avuto il tempo per leggere la traiettoria, aveva tutto lo spazio per avanzare Gabbiadini, però forse memore dell'occasione sbagliata in precedenza ha voluto cercare la conclusione di prima intenzione, calcio d'angolo, parte Manley, il pallone sul primo palo, respinto, attenzione Ramera che cerca il tiro al volo, mette fuori Linari, scusa, parte il calcio d'angolo, colpo di testa di Linari, Girelli, la conclusione Ostrom con il piede. E anche questa un'occasionissima da rete, anche qui il portiere in realtà si è trovato la palla addosso perché come hai detto su Marchitelli vale anche adesso per Ostrom. Sì. Rivediamo il calcio d'angolo di Cernoia, colpo di testa di Linari, il Brescia che sta vincendo tutti i contrasti aerei in questi primi minuti di partita. Torniamo in cronaca, Tarenzi cerca la profondità per Girelli, splendido il passaggio di Tarenzi, il tocco di Griscio, no. Non c'è fallo, si continua per l'arbitro, Tarenzi ancora ricontrolla il pallone, Ostrom tocca, palo, calcio d'angolo, incredibile. Ero convinto fosse calcio di rigore anche per il movimento dell'arbitro che comunque aveva indicato... Abbiamo rivisto l'intervento di Di Griscio qui in due occasioni molto ruvida Federica Di Griscio, parte ancora il traversone, non arriva Linari, il tocco intelligente di Girelli per Cernoia, va col sinistro, ancora Ostrom di piede, sbaglia Linari, attenzione il primo errore di questa partita potrebbe costar caro, Pirone il passaggio indietro per Bonetti, il destro non è il suo piede, si vede, e può ripartire il Brescia con Girelli, sale Bonansea, attenzione Bonansea può rientrare sul sinistro, eccolo il dribbling di Bonansea col sinistro di Griscio, e Ostrom era battuta, Di Griscio si è messa sulla linea di porta e ha respinto il pallone, per la verità non fortissimo, calciato da Bonansea con il suo sinistro, e poi Salvai, un salvataggio sulla linea quasi che vale quanto un gol per Di Griscio, la palla era indirizzata a gonfiare la rete quindi a portare in vantaggio il Brescia, rivediamo, si porta avanti col tacco, splendido il movimento da parte di Bonansea, qui Ostrom era stata saltata alle sue spalle, però provvidenziale l'intervento da parte di Federica Di Griscio, ancora Bonansea, il cross con il destro per Tarenzi, pallone alto di poco sulla traversa, si coordina malissimo, che occasione che ha avuto la possibilità di saltare, Rona che sfrutterà, vediamo l'altezza di Di Griscio, pallone un po' lento, arriva Marchitelli, attenzione adesso è fuori dai pali, carissimi Marchitelli ancora una volta, Tarenzi appoggia all'indietro per Bonansea che cerca lo spazio per il cross, davanti a lei c'è Salvai, va al cross col sinistro, il colpo di testa di Girelli, il miracolo di Ostrom, miracolo di Ostrom, il fantastico, vero miracolo, il volo di Stefani Ostrom alla sua destra, ha tolto il pallone dall'angolino dell'inquadrata Cristiana Girelli, e insomma lo dicevamo, è fortissima di testa Girelli, eccolo lo stacco, qui è mancata completamente la difesa del Verona e finisce su questo intervento di Ostrom il primo tempo, il risultato è sullo 0-0, sesto minuto di questo secondo tempo, parte Bonetti con il sinistro sul secondo palo, pallone alto, attenzione Pirone che brucia Gama, Pirone entra in area, l'intervento non c'è, fallo da parte di Gama, ecco questo secondo me invece l'intervento c'era, si dispera Pirone, però forse non si lamenta tanto per il mancato fischio dell'arbitro quanto per l'occasione mancata, conoscendo un minimo Pirone forse si sarebbe arrabbiata tantissimo se fosse convinta del fallo, rivediamo, entra in area Pirone, blocca completamente col sinistro il pallone Gama, quindi decisamente pulito l'intervento dell'ex Paris Saint Germain, giusta la decisione dell'arbitro, ha visto bene, da sola l'appoggio per Gabbiadini entra in area, Gabbiadini il cross in mezzo è lungo per Pirone che va allo stacco, pallone alto di un soffio, qui Pirone non è andata di testa però mi sembra, a te. No, probabilmente l'intervento del difensore bresciano ha messo un po' fuori tempo Pirone che mi è parso andasse con la spalla.
In effetti sì, con la spalla destra. Andata con la spalla. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Brescia. Siamo nel corso del 15° minuto di questo secondo tempo. Il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, incredibilmente direi. Naturalmente attenzione a Tarenzi che cerca la conclusione di prima intenzione. La risposta da parte di Hoekstrom. Nel frattempo il pallone un po' a caso arriva a Bonanzia sulla sinistra che si invola. Il cross di Bonanzia col sinistro. Il pallone un po' impreciso. Riesce a salvarlo Tarenzi. Tarenzi all'indietro per Cernoia che non trova il pallone con il destro. Rosucci alla conclusione. Rosucci col destro. Pallone alto. Ha preso la mira Rosucci, però la palla è andata di un soffio fuori. Aveva avuto una grande possibilità. Si dispera Martina Rosucci. Rivediamo qui Cernoia. Il destro non è il suo piede. Si vede qui il pallone più invitante del mondo per Rosucci. Rasoterra che arriva docile verso il suo destro. Non salgono le torri Linari e Gama, però Cernoia va comunque allo stacco, al lancio, attenzione, il colpo di testa di Girelli, Hoekstrom due volte, incredibile! Incredibile Hoekstrom, Sabatino, ma c'è fuori gioco probabilmente, no? Vediamo, c'è stato un fischio dell'arbitro, è calcio di rigore? No, sta richiamando... Non si è capito, forse è calcio di rigore però, perché l'arbitro ha fischiato, attenzione, chiama... C'è un cartellino giallo per Ledri forse... Non si è capito. Vediamo. C'è un calcio di. Comunque credo proprio che sia calcio, di, calcio rigore. Di rigore. La traversa ha salvato Hoekstrom. Poi c'è stata probabilmente una trattenuta da parte della difesa veronese. Rivediamo. O almeno questo il è quello che ha deciso l'arbitro. Il lancio di Cernoia, il colpo di testa di Girelli. Hoekstrom che devia splendidamente sulla traversa. Qui Sabatino. L'intervento straordinario da parte di Hoekstrom. Poi ancora Sabatino. Forse c'è un tocco di braccio da parte di Ledri su quel rimpallo. Rivediamo da qui. Attenzione alla numero 3 in maglia gialla. Qui la parata di Hoekstrom. Ancora Sabatino. Ginocchio pieno da parte. Intanto sul. Il tiro di Girelli, la parata! La parata di Hoekstrom! Hoekstrom toglie quello che l'arbitro aveva dato. Un rigore assolutamente inesistente. Un colpo col ginocchio da parte di Ledri, nettissimo. L'arbitro ha visto male, finora aveva arbitrato bene. Il direttore di gara ha concesso questo rigore. Girelli dal pallone si è fatto ipnotizzare da Hoekstrom. Incredibile Hoekstrom in una partita che mantiene lo 0-0. I portieri stanno veramente chiudendo la saracinesca e Hoekstrom ha alzato notevolmente il voto in pagella. Parte il cross, sarà ancora calcio d'angolo perché c'è stata la respinta da parte del Verona. Rivediamo. La palla è stata toccata con la mano, avrebbe dovuto espellere il difensore del Verona. Allora qui c'è il tiro di Sabatino. Sabatino che poi riprende il controllo del pallone. No, nettissimo. Allora porta, qui di porta Griscio il col ginocchio. Vediamo Ledri. Qui non si vede bene, però forse Ledri qui tocca con il braccio. Perché di Griscio respinge col ginocchio e Ledri forse sposta il tocca il pallone con il braccio e l'arbitro dovrebbe aver ammonito Ledri. Guarda, anche Sabatino non aveva protestato per il tocco di Ledri, che credo sia assolutamente involontario. Di Griscio l'ha toccata col ginocchio. Attenzione Cernoia che trova lo spazio per Sabatino. Sabatino da solo davanti a Hoekstrom. Sabatino cerca lo scavetto. Pallone a lato, incredibile. Ha cercato il gol di erano in due al centro. Ha voluto tentare l'occasione in modo un po' egoistico. Eusebio sbaglia il tocco in avanti. Bonetti, il dribbling su Eusebio splendido. Si gira in un fazzoletto di terreno. Bonetti e punta la porta. Bonetti col sinistro. Pallone a lato, incredibile. Che fenomeno Bonetti, che azione. Se cercavamo uno spot per il calcio femminile italiano, questa partita non potrebbe rappresentarlo in maniera migliore, perché Verona e Brescia stanno offrendo davvero uno spettacolo straordinario questo pomeriggio. La verticale per Tarenzi che cerca il cross, attenzione, una magia di Tarenzi e poi l'intervento coraggiosissimo Hoekstrom, e si prende anche la rimessa dal fondo e fa ripartire l'azione del Brescia. Il lancio in profondità per Girelli, Tarenzi va in profondità, Tarenzi entra in area, Tarenzi davanti a Hoekstrom, ancora l'intervento incredibile davanti al portiere svedese, poi ancora Tarenzi. Di Griscio sulla linea secondo di porta. Gol, il secondo gol che Di Griscio salva sulla linea di porta dopo quello del primo tempo. Adesso a tempo praticamente scaduto ha tolto la palla da quello che sarebbe stato sicuramente il gol partita. Sabatino, c'è l'assalto finale del Brescia. Sabatino si allunga troppo il pallone, l'intervento di Carissimi. Non c'è un attimo di respiro, abbiamo rivisto l'intervento di Hoekstrom che ha intuito la traiettoria del tiro da parte di Tarenzi e ha chiuso la saracinesca forse per l'ultima volta in questi 90 minuti. E finisce qui, 0-0, si va ai calci di rigore. Gabbiadini contro Marchitelli, inizia la serie di rigori decisiva per assegnare la Supercoppa. Parte Gabbiadini con il destro alto, sbaglia Gabbiadini. Baggio usa 94.
lo stesso calcio di rigore, la stessa porta, se vogliamo paragonare lo stadio Ugo Lusetti a quello di Pasadena in California. Ce lo concedano i nostri telespettatori, e Gabbiadini ha sbagliato la conclusione. È pronta Linari contro Ostrom, si muove il portiere svedese, parte Linari, traversa e fuori. Si rimane sullo 0-0, una maledizione questa partita, non si riesce a segnare. Allora, prima avevo detto che Ormström avrebbe dovuto baciare il pallo prima sinistro e poi destro. Adesso, rivediamo adesso anche la traversa. Pallone che rimbalza decisamente fuori. Sì, non credo ci sia dubbio. Nessun dubbio. Seconda serie, va Bonetti. Bonetti, il tiro col sinistro, la parata di Marchitelli. Debole la conclusione di Bonetti. E niente da fare, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Rivediamo Bonetti, qui troppo morbida la conclusione. Rosucci andrà col destro, parte Rosucci col destro e c'è il gol del Brescia, ed eccolo il primo gol della gara dopo tantissime occasioni da rete nei 90 minuti, i primi calci di rigore, finalmente si sblocca il match. Dopo esattamente due ore, siamo alle 18, la partita è iniziata alle 16, dopo due ore c'è un gol. Parte Ledri col destro, pallone intuisce su cui non riesce ad arrivare Marchitelli. Non era fortissimo, ma era molto ben angolato. E quindi Ledri fa il suo dovere. Rivediamo, perfetta la conclusione di Ledri. Vedremo se mantiene se riesce a mantenere il vantaggio il Brescia con Gama. C'è il fischio dell'arbitro, ma la giocatrice tocca il pallone con le mani dopo il fischio. L'arbitro allarga le braccia. Parte Gama, rete. Angolato anche in questa occasione il portiere qui, ha intuito. Qui l'arbitro, diciamo, ha chiuso tutti e due gli occhi perché aveva già fischiato e Gama è andata a prendere il pallone con le mani per sistemarlo. Poi un'occhiataccia del direttore di gara a Gama. C'è sempre la sfida molto interessante fra i due portieri, con Ostrom nell'insolita veste di tiratrice. Parte Ostrom col destro, para Marchitelli. E qui il Brescia mette una seria ipoteca su questa Supercoppa. Debole la conclusione di Ostrom, rivediamo. Non guarda il portiere avversario, strano perché lei da portiere dovrebbe saperle queste cose. Ha battezzato un angolo, tiro anche a mezza altezza. E adesso Girelli ha l'occasione di farsi perdonare l'errore, sì, se Girelli segna la partita è finita. Quindi rigore decisivo per il Brescia con Cristiano Girelli, che ha fallito quello nei 90 regolamentari. E adesso all'occasione per mantenere la Supercoppa a Brescia, Girelli fuori, incredibile. Di Crescio andrà col destro, rincorsa abbastanza centrale di Di Crescio, pallone sotto la traversa e rete, quindi il Verona costringe Di Crescio fa il suo dovere, dopo i due gol salvati di testa segna il rigore, adesso tutto nei piedi di Sabatino. Parte Daniela Sabatino, rete, vince il Brescia la Supercoppa 2015-2016, rimane in casa delle leonesse biancazzurre la festa del Brescia e di Sabatino. Partita che nei 90 minuti ha regalato davvero emozioni straordinarie, un applauso enorme va ad entrambe le squadre. E adesso tutta la squadra del Brescia che festeggia Marchitelli, sia per i miracoli sui calci di rigore ma anche per i due interventi su Melania Gabbiadini del primo tempo. Eccoci qua con Renato Longega, mister del Verona, un Renato Longega molto deluso. Ah no, direi di no, non era una priorità questa Coppa per noi, abbiamo incominciato volutamente tardi per trovarci pronti per la Champions, abbiamo incominciato un mese dopo di loro, difatti siamo un po' calati nel finale, però direi che soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto delle buone occasioni, le abbiamo sbagliate, poi quando si va ai rigori succede quel che succede, poi è anche difficile quando ti fischiano tutto a sfavore, compreso un rigore indegno e vergognoso. Quindi la testa va alla Champions, possiamo dire che siete pronti? Manca ancora circa 10 giorni e sicuramente saremo pronti, siamo in crescita anche perché avevamo fatto due sole amichevoli da quando abbiamo iniziato la preparazione con squadre oltretutto di categoria inferiore alla nostra. Eccoci qui, Milena Bertolini, la Supercoppa rimane a Brescia, è un po' una vendetta per come è finita la stagione l'anno scorso? Beh no, questa è un'altra storia, un'altra annata, un altro campionato, certo per noi è una bellissima soddisfazione perché sapevamo la partita sarebbe stata durissima contro
questo avversario che insomma è un po' la favorita visto che è detentrice dello scudetto, però credo sia stata una partita piacevole da vedere fuori, ma non per chi sta in panchina, perché per chi sta in panchina veramente è da batticuore, però credo che alla fine insomma per le occasioni, per soprattutto quello che abbiamo fatto il secondo tempo rispetto al primo, penso che l'abbiamo meritata. È anche un po' un segnale, volete lanciare un messaggio al Verona per il prossimo campionato? Beh certo, credo che noi, il Verona, il Mozzanica e il Firenze, insomma siamo le quattro squadre un po' più avanti rispetto alle altre che ci giochiamo questo campionato, e è un bene che ci siano più squadre competitive e ci siano partite come queste per tutto il movimento, quindi insomma noi ci stiamo provando, ci siamo e vediamo come si arriverà alla fine. Lasciamo festeggiare allora Milena Bertolini, grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Eccoci qui con Nordstrom, ci hai provato in tutti i modi, alla fine non ci sei riuscita a salvare questa partita. No, rigore qual è? Cioè, è una lotteria, abbiamo fatto una bellissima partita, secondo me è stato anche Brescia e abbiamo dimostrato che siamo due squadre che vogliamo lottare per lo scudetto. Ok, grazie mille, complimenti per la partita. Grazie. E arriva Valentina Cernoia che riceve la coppa dalle mani di Alberto Mambelli e viene portata in trionfo, vince il Brescia la Supercoppa 2015-2016, vittoria ai calci di rigore sulla GSM Verona per 3-2, una partita che ha regalato emozioni dal primo al 92esimo minuto. Verona che esce sconfitto ma assolutamente con l'onore delle armi.